Amiche e amici di Balloon Bright, siamo qui con la Eaton SRL e gli organizzatori di quest'ultima tappa del Giro d'Italia di Handbike. Volevamo chiedere a chi volesse appunto parlare prima come è stata l'organizzazione di questo evento, se volete anche presentarvi, presentare voi la vostra società e cosa ha portato finora a Torino e sul locale. Allora, inizio io, anche se l'organizzazione in realtà è molto più appartenente a Giorgio. Io vi parlo più sulla parte perché siamo a Torino. Noi abbiamo iniziato a collaborare col Giro d'Italia in Bike da 2 anni a questa parte. Abbiamo collaborato prima a Rivarolo 2 anni fa e abbiamo iniziato a lanciare un nuovo concorso che cerca di favorire l'integrazione nell'Handbike anche per le donne. Il nostro obiettivo quindi è quello di cercare di integrare, a rilanciare un'attività sportiva anche le donne, proprio perché tramite l'attività sportiva si ricomincia a vivere una vita in maniera piena. Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città di Torino e possiamo dare un grosso ringraziamento prima di tutto alla Regione Piemonte, secondo momento anche poi al Comune di Torino. Il Comune di Torino con quale ci ha dato un bel supporto e anche oggi comunque vado a vedere sia l'assessore Ferrari che la sindaca Pendino che abbiamo partecipato a questo evento e ci ha fatto davvero molto molto piacere. Come ha trovato quindi l'organizzazione, come ha trovato la città a partecipare all'organizzazione di questo evento? Beh, intanto devo dire che inizialmente l'avevamo solo immaginata e nella nostra immaginazione ci aspettavamo esattamente quello che oggi ci abbiamo davanti ai nostri occhi. Dobbiamo dare merito all'assessore Giovanni Ferraris perché senza il suo intervento sarebbe stato complicato. L'organizzazione è presto fatto perché abbiamo messo insieme le forze necessarie con la Polizia Municipale, ovviamente in primis l'Associazione Nazionale Carabinieri che ci stanno dando e continuano a darci una grande mano e a decine di volontari che siamo riusciti a portare in campo grazie a Eaton, quindi amici, parenti, colleghi di lavoro. Quali sono i progetti futuri? Allora, i progetti futuri sicuramente noi vogliamo continuare a collaborare con il Giro d'Italia in Bike, noi però spaziamo anche su altri settori. La disabilità è uno degli altri trainanti proprio perché fa parte dei progetti di diversity and inclusion. Noi però finanziamo anche attività legate alla formazione perché siamo convinti che l'unico modo per garantire una credibilità sociale alla comunità in cui lavoriamo è proprio quello di riuscire a creare e sostenere la formazione delle persone. Abbiamo anche avuto oggi la possibilità di parlare direttamente con la sindaca, avremo una riunione faccia a faccia per sviluppare dei progetti insieme, ma anche insieme all'associazione di Marco Berri, e comunque la disabilità sarà sicuramente uno dei nostri punti trainanti. Grazie mille per aver permesso questo evento in queste giornate di sport e disabilità molto importanti. Grazie a tutti, alla prossima!